Ciao, sono Paul. Ti do il benvenuto a questa meditazione sul portare in superficie. Ho scritto questo percorso ispirato dall'energia e dalle qualità della primavera. Attraverso il respiro entreremo dentro noi stessi per fare pulizia, ma anche per attivare qualcosa di speciale che risiede in profondità. Spero risvegli in te qualcosa di magico, come lo sbocciare dei fiori. Ti auguro dal cuore un buonissimo viaggio. Comincia trovando un ambiente tranquillo e protetto, dove puoi sentirti al sicuro e al riparo da qualsiasi influenza esterna. La posizione migliore per questa meditazione è quella sdraiata, proprio come se galleggiassi sulla superficie dell'acqua. Trova una dimensione comoda, con la schiena dritta, le braccia e le gambe libere da ogni tensione. Quando ti senti pronto, chiudi gli occhi. Comincia a seguire il percorso del respiro. Percepisci l'aria fresca che attraversa il naso e raggiunge le profondità del corpo. Ad ogni ispirazione, riempi la pancia con un'energia pulita e rivitalizzante. Ad ogni espirazione, allunga il flusso e libera tutto ciò che si lascia andare. Osserva la pausa tra ogni ciclo di respiro. Immagina come se fossi una casa rimasta chiusa per tanto tempo. Stai finalmente aprendo le porte e le finestre. L'aria viziata viene prima toccata pian piano, poi mossa, da un'aria nuova e rinvigorente dall'esterno. L'aria buona viene da una foresta rigogliosa che si trova tutta intorno la nostra casa. La saggezza della terra ti sta preparando con il suo nutrimento ad un viaggio misterioso dentro di te, dentro gli abissi dell'oceano. Inspira profondamente e lascia andare lentamente. Ogni respiro è una carica prima di immergersi. Inspira profondamente e lascia andare lentamente. Con ogni respiro sei rilassato e fluido. Inspira profondamente e lascia andare lentamente. Sei pronto per entrare nell'acqua. Continua a respirare profondamente e lentamente, seguendo il tuo ritmo. Qualsiasi cosa incontrerai in questa immersione, ricorda che il tuo respiro è la tua ancora. Sei al sicuro, perché in qualsiasi momento puoi tornare a galla senza difficoltà. Al suono della campana, immergiti nell'acqua e comincia il tuo percorso verso il fondale oceanico.
respiro comincia a scendere sempre più in profondità. Senti l'udito entrare dentro il corpo, come se le orecchie invertissero il loro ascolto verso l'interno. Assisti alla profondità del respiro, nell'addome che si gonfia per accogliere la vita. Senti come ogni ispirazione amplia lentamente il torace e crea spazio tra le costole. Mantieni il tuo ritmo ed entra lentamente nello spazio profondo del cuore. Non la sua superficie, ma la dimensione più interna. Se riesci, ascolta il battito della vita che accompagna e sostiene ogni tuo presente, ogni tuo respiro. Adesso, in questo spazio, potresti sentire qualche parte del corpo che chiede la tua attenzione. Una tensione, un dolore o anche una semplice sensazione. È il momento di mandare il respiro dalla dimensione amorevole del cuore a questo spazio che ti sta chiamando. Senza giudizio e lasciando scorrere ogni pensiero. Comincia a cullare questa parte con il flusso del respiro, sempre più profondo e materno. Rimani in questo spazio fin tanto che la sensazione non si scioglie, proprio come un pugno di sale nell'acqua calda. Forse non è un processo immediato, ma se continui ad osservare la sensazione come una carezza, il sale si scioglierà. Permettiti di stare qui con te. Qualsiasi cosa attiri la tua attenzione. Accoglila con la stessa apertura con cui il tuo corpo e il tuo cuore stanno accogliendo ogni respiro. Quando ti senti pronto, ritorna lentamente ancora una volta al cuore.
e osserva. È la stanza più colorata della casa. Mettiti al centro e nota ogni suo dettaglio. È vuota, è piena, è ordinata, è caotica, è silenziosa. Ci sono dei rumori. Rimani ed osserva con la stessa qualità con cui sei entrato, senza giudizio e con apertura. Con ogni respiro ti accorgi che questa camera vuole comunicarti qualcosa. Potrebbe farlo con delle sensazioni, con delle parole, con delle immagini, con dei suoni, con degli odori. Rimani in ascolto. Decidi di risponderle con una domanda. Cosa desideri che io porti in superficie? Ripeti ancora una volta la domanda. Cosa desideri che io porti in superficie? Lascia andare la domanda e continua a rimanere ancorato al tuo respiro, alla sua ampiezza e alla sua profondità. Ora osserva la stanza. Ti sta consegnando qualcosa. Ha l'aspetto di una bolla d'aria immersa nell'acqua. Ricevila e tienila con entrambe le mani. Poi ringrazia il tuo cuore. Con ogni respiro permettiti di scandire ogni passo per uscire lentamente dalla stanza. Pian piano, tenendo sempre la bolla tra le mani, comincia a risalire dalle profondità.
respiro ti avvicini sempre di più alla superficie. Comincia a notare la luce e i colori che si fanno più chiari, i suoni diventano meno ovattati. Con un respiro più lungo e profondo dei precedenti, allunga le braccia verso l'alto e libera la bolla all'esterno. Osserva come si ricongiunge con la sua origine. Nota come si riunisce alla sua sorgente. Assieme alla bolla, comincia ad uscire anche tu. Esci dall'acqua e permetti al ritmo delle onde di cullarti pian piano, man mano riporti l'attenzione verso l'esterno. Il respiro ritorna con te in superficie e ti sdrai sulla sabbia, accompagnato dal suono delle onde. Hai appena liberato la tua bolla. Con essa potrebbe essere emerso un pianto, una risata, un urlo, un verso o anche solo un sospiro. Se senti ancora qualcosa, lascia che esca, lascia che emerga dall'acqua assieme a te. Sei al sicuro sulla spiaggia. Goditi finalmente il silenzio della pace che si è creata quando hai fatto spazio in profondità. Continua a respirare e attardati nella libertà che oggi hai permesso. Onorati nella gratitudine di questo viaggio. Percepisci quanto leggera e vuota si sta manifestando ora ogni parte del tuo corpo, della tua mente e dello spirito. Sei pronto per essere riempito di amore, luce e pace. Tra qualche minuto verrai chiamato dalla campana tibetana, ma fino ad allora respira nel silenzio.
Riporta l'attenzione dentro di te, inspirando ed espirando profondamente. Comincia a muovere piano piano le dita delle mani e poi quelle dei piedi. Muovi lentamente il collo, le spalle. Riporta l'attenzione nel tuo corpo fisico. Quando ti senti pronto, apri lentamente gli occhi e guarda il mondo alleggerito da tutti i suoi carichi, ricordando che la pesantezza è solo un'illusione. Tutto ciò che portiamo ha la consistenza di una bolla d'aria immersa nell'acqua. È stato un onore poterti guidare in questo viaggio e spero ti abbia permesso di fare spazio per i desideri profondi del cuore e dello spirito. Ti mando un abbraccio luminoso. Namaste.